NBA Finals e le regole della pallacanestro. NBA Finals. Le NBA Finals sono le finali del campionato di pallacanestro della National Basketball. Si sono disputate in tutto 69 finali nazionali, dal 1947 al 2015. Nella stagione 1968-1969 è stato introdotto il premio di MVP, che viene consegnato al miglior giocatore del torneo. Alla squadra vincitrice dell'NBA Finals viene consegnato il trofeo di campioni dell'NBA. Regole della pallacanestro. In campo si affrontano due squadre formate ciascuna da 5 componenti, che cercano di fare canestro nel campo avversario e anche di impedire all'avversario di fare canestro. La gara è suddivisa in 4 quarti da 10 minuti ciascuno, con intervalli da 2 minuti tra il primo e il secondo tempo e tra il terzo e il quarto tempo. L'intervallo di metà gara è di 15 minuti. Durante i primi 3 quarti ci possono essere delle sospensioni chiamate timeout. Quando la palla è in gioco si dice che viva e il cronometro viene attivato. Invece, quando il gioco si ferma, si dice che la palla diventa morta e il cronometro viene fermato. La difesa. Nella difesa individuale, ogni difensore marca, cioè contrasta il proprio attaccante, seguendolo nei suoi spostamenti nel campo. Nella difesa a zona, il giocatore non è responsabile dello stesso avversario, ma di una porzione di campo. Facilissimamente. Blogspot.it